Salve a tutti e benvenuti sul mio canale. Oggi ripercorriamo brevemente la storia della Germania. Sul canale trovate anche le storie di altri paesi, tra cui l'Italia. La storia della Germania si divide in cinque grandi età. L'età preistorica, che va dal 600.000 a.C. al primo millennio a.C. L'età antica, dal primo millennio a.C. al 476 d.C. L'età medievale, dal 476 al 1517. L'età moderna, dal 1517 al 1871, e l'età contemporanea, dal 1871 ad oggi. Il territorio dell'odierna Germania fu popolato a partire da circa 600.000 anni fa, dall'Homo Heidelbergensis, che dopo diversi millenni lasciò il posto all'Homo di Neanderthal, che prende il suo nome proprio dalla valle tedesca di Neander. Durante l'età del Neolitico si diffusero la cultura della ceramica lineare, del bicchiere in butiforme e di Wartburg. Tra il IV e il III millennio a.C. la Germania fu occupata da tribù indoeuropee provenienti dall'Oriente, e nel corso del secondo millennio a.C. si fece strada all'età del bronzo scandinava, il cui reperto principale è il disco di Ginevra. Le popolazioni che costituivano le cosiddette tribù germaniche provenivano dalla Scandinavia, e durante l'espansione che portarono avanti nel corso del V secolo a.C. vennero a contatto con Galli e Slavi. I Romani si imbatterono per la prima volta con queste tribù solo a metà del primo secolo a.C., durante la guerra gallica condotta da Giulio Cesare, che riuscì ad attraversare il fiume Reno. Nel 9 d.C., sotto l'impero di Augusto, il generale Publio Quintilio Varo venne sconfitto presso la selva di Teutoburgo dal capo della tribù dei Cherusci, Arminio. Varo fu però vendicato 7 anni dopo dal generale germanico, nella battaglia di Idita-Viso. Ciononostante, Tiberio volle lasciare il confine fra impero romano e tribù germaniche lungo il fiume Reno. Infatti, solo una piccola parte del territorio dell'odierna Germania fu inglobata nell'impero, e questa fu divisa in Germania Superior e Inferior. Dal 200 le tribù germaniche iniziarono a invadere alcune province, riuscendo addirittura a stabilire nel 407 dei regni di breve durata in Francia e in Spagna. Gli ultimi imperatori romani commisero il grave errore di ammettere nell'esercito alcuni uomini barbari, e ciò fece sì che le varie tribù si spingessero verso ovest e sud, fino alla caduta dell'impero d'Occidente nel 476. In particolare, il territorio italiano cadde nelle mani degli Eruli di Odoacre e poi degli Ostrogoti di Teodorico, e gli altri popoli si spartirono le restanti province dell'impero crollato. Durante i secoli VI, VII e VIII, l'attuale Germania fu sottomessa ad Ostrogoti e Franchi. Questi allargarono sempre più i loro domini, fino alla costituzione, nell'anno 800, del Sacro Romano Impero, o Primo Reich. Il Trattato di Verdun dell'843 consegnò a Ludovico il Germanico la parte orientale dell'impero, che divenne il cosiddetto Regno dei Franchi orientali. Nella prima parte del X secolo, le varie tribù germaniche furono governate dal re Enrico di Sassonia. Nel 932 salì al potere Ottone di Sassonia, e grazie al matrimonio con la regina Adelaide d'Italia divenne re d'Italia nel 951. Nel 955 Ottone sconfisse definitivamente gli Ungari ad Augusta, mentre nel 1033 Corrado II incorporò nell'impero il regno di Borgogna, che lo stesso Ottone aveva messo sotto protettorato. Fra l'undicesimo e il dodicesimo secolo si consumarono diversi scontri fra l'autorità imperiale e quella papale, terminati temporaneamente con il Concordato di Worms del 1122. Dal 1105 al 1125 l'imperatore fu Enrico V, e alla sua morte avrebbe dovuto prendere il potere il duca di Svevia Federico di Hohenstaufen, se non ci fosse stato l'intervento dell'arcivescovo di Colonia Adalberto, che favorì l'elezione del duca di Sassonia Lotario. Il successore di quest'ultimo doveva essere Enrico di Baviera, ma alcuni magnati dell'impero volevano a tutti i costi un membro degli Hohenstaufen come imperatore. Federico era morto e pertanto optarono per il fratello Corrado III. Nel frattempo erano nate le prime battaglie fra Guelfi, sostenitori del Papa, e Ghibellini, sostenitori dell'imperatore, che arrivarono ad interessare anche il territorio italiano. Fra il 1152 e il 1190, durante il regno di Federico Barbarossa, le ostilità si attenuarono e pertanto l'impero fiorì fino a raggiungere il suo massimo splendore nel 1186, col matrimonio fra Enrico VI, figlio di Federico, e Costanza d'Altavilla. L'ultimo imperatore della dinastia degli Hohenstaufen fu Federico II,
che dal 1212 al 1250 riuscì a rendere lo Stato più moderno, ma a causa delle tre scomuniche che ricevette, il potere imperiale perse prestigio e i territori imperiali iniziarono ad essere minacciati e conquistati. Assunsero invece grande prestigio i grandi elettori, ovvero i principi che eleggevano l'imperatore. Carlo IV, durante il suo regno trentennale, dal 1346 al 1378, provò a ridare maggiore potere all'autorità imperiale. Nel 1356, con la bolla d'oro, fu stabilito che l'imperatore doveva essere eletto da quattro principi secolari e tre spirituali. La peste di metà XIV secolo non risparmiò nemmeno i territori dell'impero germanico. Nel 1438 gli Asburgo, che inizialmente governavano solo sulla parte sudorientale dell'impero, ebbero un'influenza sempre più forte sul potere centrale. Sotto Massimiliano I avvenne la transizione fra Medioevo ed Età moderna, ma le riforme da lui effettuate venivano subito rese vane da una continua frammentazione che stava colpendo l'impero. La prima metà del Cinquecento fu segnata dalla riforma luterana e dalla guerra dei contadini, scoppiata nel 1524. Quest'ultima venne repressa dai principi dei territori interessati. Dal 1545 iniziò il periodo della Controriforma cattolica, portata avanti dai gesuiti, che spaccò la Germania in due parti di fede diversa: la parte centrale e nord-orientale protestante, quella meridionale e occidentale cattolica. Nel 1547 Carlo V riuscì a sconfiggere un'alleanza di principi protestanti, la Lega di Smalcalda, ma nel 1553, con la pace di Augusta, fu riconosciuta la fede luterana dall'imperatore. Lo stesso trattato sanciva però che la religione di Stato doveva essere quella del principe, secondo il detto Cuius regius, eius religio. L'anno successivo Carlo V abdicò. Nei primi anni del Seicento si formarono due coalizioni religiose contrapposte, l'Unione Evangelica e la Lega Cattolica. Gli scontri religiosi, che stavano insanguinando tutto il continente, furono, insieme alla volontà di accrescere il proprio potere da parte dei principi tedeschi, la causa dello scoppio della Guerra dei Trent'anni. Dal 1618 al 1648 scesero in battaglia la Svezia, la Danimarca, la Francia, gli Asburgo e ovviamente i principi tedeschi, e il teatro del combattimento fu quasi esclusivamente l'odierna Germania. La pace di Westfalia pose fine alle ostilità, ma l'impero germanico versava in condizioni disastrose. Oltre alla decimazione della sua popolazione, alcuni territori furono ceduti alla Francia e alla Svezia, e persino i Paesi Bassi divennero uno Stato autonomo. La Guerra dei Trent'anni favorì invece una regione dell'impero, la Prussia. Il regno di Prussia era basato sull'assolutismo, e il primo re ufficiale fu Federico di Brandeburgo, incoronato nel 1701. Nel 1713 gli succedette re Federico Guglielmo, che restò in carica fino al 1740. Prima della formazione del regno prussiano, negli ultimi anni del Seicento, i tedeschi persero l'Alsazia, la Lorena e il Palatinato, a favore della Francia di Luigi XIV. D'altra parte, soccorsero austriaci e polacchi a Vienna, allo scopo di bloccare l'avanzata dei turchi ottomani nel continente. Federico II di Prussia ottenne dalla regina Maria Teresa d'Asburgo la Slesia, a seguito delle due guerre di Slesia e della Guerra dei 7 anni. Fra il 1772 e il 1775, Prussia, Austria e Prussia si divisero i territori della Polonia. Sempre Austria e Prussia furono le più acerrime nemiche della Francia rivoluzionaria. Napoleone sconfisse definitivamente l'Austria nel 1797 con la firma del Trattato di Campoformio. L'imperatore dei francesi vinse ai primi dell'Ottocento quasi tutte le battaglie contro le coalizioni europee, finché nel 1806 venne sciolto il millenario Sacro Romano Impero, con l'abdicazione di Francesco II. Nello stesso anno venne fondata la Confederazione del Reno, assoggettata però ai francesi. Il Congresso di Vienna fondò la Confederazione Germanica nel 1815, costituita da ben 39 stati sovrani. Anche la Germania fu colpita dai moti liberali del 1848 e si arrestarono momentaneamente dopo che il re Federico Guglielmo IV rifiutò la corona imperiale e la proposta di costituzione. Lo scontro fra liberali e Guglielmo I di Germania porterà alla nomina di Otto von Bismarck come primo ministro nel 1862. Bismarck uscì vittorioso dalla guerra contro la Danimarca del 1864 e dalla guerra contro l'Austria del 1866. Si formò dunque la Confederazione Tedesca del Nord, che escluse definitivamente l'Austria dagli affari degli stati tedeschi. Dopo la vittoriosa battaglia di Sedan contro i francesi, venne proclamata, a
a Versailles il 18 gennaio 1871 l'Unione Federale degli Stati Tedeschi, o Secondo Reich. L'imperatore Guglielmo I di Germania condusse il paese ad una crescita economica spaventosa, che con il suo successore Guglielmo II fu accompagnata da una grande politica imperialista. La Germania infatti conquistò alcune colonie in Africa, secondo quanto era stato stabilito durante la conferenza di Berlino del 1884-85, in merito alla spartizione del continente nero da parte degli europei. Tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento, in Europa si crearono due alleanze che sarebbero state nemiche durante la Prima Guerra Mondiale. La Francia formò la triplice intesa con Inghilterra e Russia, mentre la Germania la triplice alleanza con Italia e Austria. La guerra scoppiò il 28 luglio 1914. L'Italia entrò in azione un anno dopo, tradendo l'alleanza e schierandosi a fianco dell'intesa. La Germania fu impegnata su diversi fronti, quello orientale, dove combatté contro la Russia, che fu sconfitta nel 1917, quello italiano, dal momento che i tedeschi soccorsero gli austriaci nelle battaglie contro l'armata di Vittorio Emanuele III, e il fronte occidentale, quello più insanguinato e duraturo. Con l'intervento degli Stati Uniti, i tedeschi cedettero e la guerra terminò nel novembre del 1918. E l'imperatore Guglielmo II dovette abdicare. Proprio a Versailles, dove 50 anni prima aveva trionfato, la Germania firmò i trattati di pace con le potenze vincitrici, e le sanzioni per essa furono enormi. Il Secondo Reich cadde e venne fondata la Repubblica di Weimar, con Friedrich Ebert come presidente. Durante gli anni fra le due guerre, crebbe il potere del Partito Nazionalsocialista Tedesco dei Lavoratori, o Partito Nazista, fin quando non prese il potere assoluto il 30 gennaio 1933, con la nomina di Adolf Hitler come cancelliere del Terzo Reich. Hitler si sbarazzò prima dei suoi avversari politici, come i comunisti, e poi procedette a isolare alcune minoranze che non appartenevano alla famigerata razza ariana, come gli ebrei. Prima dello scoppio della Seconda Guerra Mondiale, il Reich espanse i suoi confini, inglobando Austria, Boemia e Moravia. Il conflitto sorrise ai tedeschi dal 1939 al 1942, anno in cui, a seguito della fallita Operazione Barbarossa, l'Unione Sovietica di Stalin scese a combattere contro la Germania di Hitler. Dal 1943 al 1945, per i tedeschi ci fu un'escalation di sconfitte, che si concluse con la resa ai primi di maggio del 1945, dopo il suicidio del cancelliere nel suo bunker sotterraneo a Berlino. Dal 1949 al 1989, la Germania restò divisa in due parti: la Germania Est sotto l'orbita sovietica e la Germania Ovest sotto l'orbita degli Stati occidentali. La capitale Berlino rientrava nei confini della Germania Est, ma fu anch'essa divisa in due parti, di fazioni opposte, da un muro costruito nel 1961. Questo crollò l'11 novembre del 1989 e il paese fu riunificato ufficialmente il 3 ottobre 1990. La Germania poté finalmente iniziare a crescere economicamente, fino a diventare uno dei paesi guida dell'Unione Europea, di cui era stata uno dei sei paesi fondatori. La crescita non si arresterà per tutta la cancelleria di Angela Merkel, dal 2005 al 2021, anno in cui è stata sostituita da Olaf Scholz. L'1 dicembre del 2019, Ursula von der Leyen diventa presidente della Commissione europea, carica che ricopre tuttora.